Esaminiamo oggi alcune delle conseguenze dei postulati della relatività ristretta. Ricordiamo brevemente il secondo postulato, che è quello che diventa estremamente importante per la discussione di oggi. Il secondo postulato recita: la velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche, come la luce, è invariante rispetto a qualunque cambiamento di sistema di riferimento inerziale. Cerchiamo di tradurre queste parole difficili in un concetto più semplice. Due osservatori che siano in modo relativo l'uno rispetto all'altro, per fare un esempio, un osservatore che stia fermo a terra, questa è una linea del pavimento, e un osservatore invece che si trovi all'interno di un'astronave in volo, quindi un osservatore in viaggio, e che stia viaggiando ad una velocità prefissata, che per il momento supponiamo costante, v rispetto al primo osservatore. Quindi questo è l'osservatore A, questo è l'osservatore B. I due osservatori sono in moto relativo l'uno rispetto all'altro. Ricordo che non c'è alcuna priorità specifica per l'osservatore che noi stiamo ponendo a terra, ciò che conta è semplicemente il fatto che i due osservatori sono in moto relativo. Allora, questi due osservatori misurano, per quanto riguarda la propagazione di un segnale elettromagnetico come un segnale luminoso, la stessa velocità, un valore c che abbiamo già esaminato, è previsto dall'equazione di Maxwell, le equazioni generali dell'elettromagnetismo, ed è pari a quattro cifre significative, a 2,998 per 10 alla 8 metri su secondi. Questo principio di invarianza della velocità della luce ha delle conseguenze fondamentali. In una lezione precedente abbiamo già esaminato l'esperimento di Michelson e Morley, che ha messo di fatto in evidenza l'esistenza di questo principio. È una delle conseguenze, cioè la relatività della simultaneità. In pratica, ammettere l'invarianza della velocità delle onde elettromagnetiche equivale a rinunciare al tempo assoluto. Questo significa che la variabile tempo, intesa come misura data da un orologio, ha valori che sono strettamente dipendenti da quale osservatore sta facendo le misure. Quindi il tempo misurato dell'osservatore A e il tempo misurato dell'osservatore B possono anche essere diversi, possono non coincidere. Vogliamo esaminare più in dettaglio oggi questa situazione, vedendo, come cambia da un osservatore all'altro in modo relativo la durata di un fenomeno. Come fenomeno, proprio per fare riferimento alla propagazione delle onde elettromagnetiche, per far uso del principio che abbiamo ricordato, prendiamo proprio la propagazione di un segnale luminoso. Supponiamo di avere un banco ottico così organizzato. Abbiamo una sorgente di onde elettromagnetiche, una sorgente di luce, che è in grado di lanciare un segnale luminoso verso uno specchio. Lo specchio è collocato a una certa distanza dalla sorgente . Supponiamo che questa distanza sia d. Io ho esagerato un po' le dimensioni del banco ottico rispetto alla distanza effettiva, che di solito chiaramente deve essere misurata rispetto al punto di partenza. È solo uno schema, chiaramente. Allora, il segnale luminoso parte dalla sorgente, arriva ad uno specchio posto a destinazione,
Il segnale non fa altro che propagarsi dalla sorgente allo specchio e poi torna indietro. Se la sorgente è posta con una direzione esattamente perpendicolare per quanto riguarda la propagazione del segnale luminoso rispetto allo specchio, il segnale parte dalla sorgente, arriva allo specchio, torna indietro e ritorna alla sorgente. Supponiamo che insieme alla sorgente vi sia anche un rivelatore che permette effettivamente di scorgere il ritorno indietro del segnale. Chiaramente il segnale si propaga e compie due volte, percorre due volte la distanza D, una volta in andata e un'altra volta in ritorno. Se la velocità di propagazione del segnale è C, 2,998 per 10 alla 8 metri su secondi, e D è la distanza tra la sorgente e lo specchio, il tempo impiegato per l'andata e il ritorno, delta T, è pari a due volte la distanza diviso la velocità, calcolo ottenuto tramite l'applicazione delle nostre conoscenze sul moto rettilineo ed uniforme. Si può ottenere il tempo dividendo la distanza per la velocità. Questo chiaramente è il tempo misurato dall'osservatore che ha allestito l'apparato sperimentale. Da notare, questo fatto è fondamentale, il fenomeno di propagazione della luce inizia in corrispondenza della sorgente di luce, laddove si trova l'osservatore, dopodiché il segnale si propaga e il fenomeno finisce esattamente dove era partito, cioè il segnale torna alla sorgente, per cui l'osservatore numero 1, l'osservatore A, misura un intervallo di tempo nelle condizioni in cui il fenomeno inizia e finisce nello stesso posto, laddove si trova la sorgente di luce. Ora supponiamo che un secondo osservatore B esamini lo stesso fenomeno, quindi la propagazione dello stesso segnale luminoso attraverso la stessa sorgente, solo che questo osservatore si sta muovendo, osservatore B, si sta muovendo verso la nostra sinistra, relativamente allo schema che abbiamo esaminato, con una velocità V. Una velocità V diretta perpendicolarmente alla direzione di moto del segnale luminoso. Quindi abbiamo due osservatori, A e B, uno solidale con l'apparato sperimentale e uno che rispetto all'apparato sperimentale si muove a velocità V, perpendicolarmente alla congiungente sorgente specchio. È chiaro che questo secondo osservatore vedrà scorrere, vedrà muoversi l'apparato sperimentale. Nel momento in cui l'apparato sperimentale si muove, per lui tanto la sorgente quanto lo specchio si stanno muovendo verso destra con velocità opposta rispetto a quella del V che abbiamo qui esaminato. Comunque in valore assoluto, in modulo, è la stessa velocità V. Per lui quindi, nel momento in cui il segnale parte, si propaga verso lo specchio, solo che nel frattempo, durante la propagazione del segnale, lo specchio si trova spostato. Quando il segnale arriva allo specchio, lo specchio si trova qui. Questa è la nuova posizione dello specchio per il secondo osservatore. Nel frattempo, il segnale si è propagato dalla sorgente allo specchio. Si lo segno sempre in rosso. Il segnale viene riflesso dallo specchio, torna indietro, ma nel frattempo anche la sorgente luminosa per questo secondo osservatore si è spostata. Si sposta verso destra alla stessa velocità, quindi quando il segnale di ritorno parte dallo specchio e poi si propaga, la sorgente luminosa nel frattempo si viene a trovarsi spostata anch'essa e troveremo la sorgente alla fine in questa posizione. E il segnale di ritorno fa questo percorso. Quindi queste sono le traiettorie del segnale luminoso di andata e di ritorno, così come vengono osservate dall'osservatore B. Allora, nel calcolare il tempo di propagazione del segnale in andata e in ritorno, il secondo osservatore misura un tempo delta T' che è dato dalla distanza totale percorsa, ma questa distanza, se indichiamo con P il punto di partenza del segnale, S il punto in cui si trova lo specchio,
è Q il punto di arrivo del segnale e la distanza PS più la distanza SQ, tutto diviso per la velocità di propagazione del segnale. Ma qui interviene il postulato sulla relatività, il secondo postulato della relatività ristretta. La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche è invariante rispetto a qualunque cambiamento di sistema di riferimento inerziale. E allora, per il secondo osservatore, la velocità non può essere diversa, per cui anche egli deve usare la stessa velocità C per calcolare l'intervallo di tempo di viaggio del segnale. Ora è abbastanza facile già accorgersi che rispetto al secondo sistema di riferimento, la distanza da percorrere è maggiore di quella che viene rilevata nel primo sistema di riferimento, quando il segnale luminoso si ripropaga durante il viaggio di ritorno lungo la stessa direzione. Qui le distanze di andata e di ritorno sono maggiori e se devono essere percorse alla stessa velocità, questo ha come conseguenza diretta il fatto che l'intervallo di tempo delta T' misurato dal secondo osservatore è necessariamente più grande dell'intervallo di tempo misurato dal primo osservatore. Abbiamo così la conferma diretta che il postulato dell'invarianza della velocità della luce ha come conseguenza il fatto che la durata di un fenomeno fisico, lo stesso fenomeno fisico, misurato da due sistemi di riferimento diversi in modo relativo, non può essere la stessa. In particolare, il fenomeno sembra durare di più nel sistema di riferimento in cui esso inizia e finisce in posti diversi. Per questo motivo, il tempo misurato nel sistema di riferimento in cui il fenomeno avviene da fermo intendiamo il fenomeno inizia e finisce nello stesso posto, viene chiamato tempo proprio. Quindi noi chiamiamo tempo proprio o durata propria la durata di un fenomeno misurata nel sistema di riferimento in cui il fenomeno avviene da fermo, cioè inizia e finisce nello stesso posto. Il tempo proprio così definito, per quanto abbiamo visto prima, è minore del tempo delta T' misurato in un qualunque altro sistema di riferimento. Possiamo quindi riassumere questo discorso dicendo che il tempo proprio di un fenomeno fisico è anche il minimo tempo misurabile, la minima durata misurabile per lo stesso fenomeno. Questa è una prima conclusione, che è però di natura qualitativa, cioè ci permette di dire che il tempo proprio è il minimo possibile, ma non sappiamo ancora che relazione esista tra il tempo delta t' e il tempo delta t, a parte che delta t' deve essere più grande. Per trovare una relazione quantitativa che ci dica come cambia delta T' al cambiare della velocità del moto relativo, dobbiamo fare qualche calcolo. Precisamente vediamo un attimo che relazione c'è tra le distanze PS ed SQ, che sono uguali per simmetria del sistema. Il triangolo PSQ è un triangolo isoscele rispetto ai lati congruenti PS ed SQ. Dobbiamo vedere quindi come queste distanze sono legate alla velocità v, in relazione invece alla configurazione dell'apparato sperimentale. Allora, osserviamo subito che la distanza, diciamo, tra la posizione originaria dello specchio e la posizione dello specchio a metà percorso, cioè quando il segnale luminoso ha raggiunto lo specchio, può essere calcolata tenendo conto del moto relativo fra i due sistemi di riferimento. Il secondo osservatore, infatti, vede muoversi lo specchio, quindi per lui la distanza dello specchio, se indichiamo con la lettera S0 la posizione dello specchio all'istante 0, abbiamo che la distanza S0S può
può essere calcolata nel seguente modo, anche in questo caso utilizzando una semplice legge cinematica. La distanza S0S, la distanza percorsa dallo specchio secondo l'osservatore B, è data dalla velocità v per l'intervallo di tempo delta t' misurato dal secondo osservatore. È lui infatti che vede muoversi lo specchio. D'altro canto, un po' di geometria elementare, il teorema di Pitagora applicato al triangolo rettangolo PS0S permette di scrivere qual è la relazione esistente fra la distanza S0P, che è la distanza d tra sorgente e specchio misurata dall'osservatore A, la distanza PS, cioè la distanza percorsa dal raggio secondo l'osservatore B durante metà dell'intervallo di tempo di durata del fenomeno, e la distanza S0S, è una relazione ben nota che il teorema di Pitagora ci fornisce. La somma dei quadrati costruiti sui due cateti è uguale al quadrato dell'ipotenusa. Quindi PS0 al quadrato più S0S al quadrato deve essere uguale a PS al quadrato. Cateto al quadrato più cateto al quadrato uguale a ipotenusa al quadrato. D'altro canto, la distanza tra P ed S0 è la distanza che è stata utilizzata prima dall'osservatore A, quello per cui l'apparato sperimentale è fermo, ed è pari alla velocità della luce per l'intervallo di tempo misurato dall'osservatore A. Quindi abbiamo PS0 uguale a C per delta T. Da notare che qui compare l'intervallo di tempo misurato dal primo osservatore, l'osservatore A. Nello stesso tempo sappiamo anche che per il secondo osservatore la distanza P S, cioè il percorso, il semipercorso del raggio luminoso per il secondo osservatore è pari all'intervallo di tempo delta t' per la velocità della luce. E questi vanno opportunamente divisi per due perché abbiamo considerato le semidistanze, quindi queste c delta t mezzi, queste v delta t' mezzi, scusate l'errore. E anche PS è pari a C delta T' fratto 2. Ora eseguiamo i quadrati di queste tre grandezze, PS al quadrato, PS0 al quadrato ed S0S al quadrato, e possiamo utilizzare questa relazione sostituendo le espressioni che contengono il tempo. Quindi PS0 va qui, S0S va qui e PS va qui. Di conseguenza abbiamo C per delta T fratto 2 al quadrato più V per delta T primo fratto 2 al quadrato uguale a C delta T primo fratto 2 al quadrato. Poiché la divisione per 2, che poi grazie ai quadrati diventa 4, compare in tutti e tre i termini di questa uguaglianza, si può moltiplicare tutto per 4 elevato al quadrato diventa 4, quindi il 4 con il 2 e il 2 e il 4 con il 2 si semplificano. In questo modo otteniamo un'espressione un pochino più semplificata, cioè C delta t al quadrato più, torniamo indietro, V delta t primo al quadrato è uguale a C delta t primo al quadrato. A questo punto, siccome l'incognita del problema risulta essere delta t primo, supponendo di conoscere già l'intervallo di tempo misurato nel sistema di riferimento A, il cosiddetto tempo proprio, risolviamo tutto rispetto a delta t'. V delta t' al quadrato meno C delta t' al quadrato, porto a sinistra i termini con l'incognita e porto a destra il termine senza incognita, C delta t al quadrato.
Estraiamo delta T' eseguendo i quadrati e abbiamo delta T' quadro V quadro meno C quadro delta T' quadro uguale a meno C quadro delta T quadro. Portiamo al fattore comune delta T' al quadrato, delta T' al quadrato, aperta parentesi, V quadro meno C quadro uguale a meno C quadro per delta T quadro. Dividiamo tutto per il coefficiente dell'incognita, sarebbe questo, e otteniamo delta t' al quadrato uguale a meno c quadro diviso v quadro meno c quadro per delta t al quadrato. Il segno meno possiamo moltiplicarlo qui sotto e chiaramente si scambiano di posto v quadro con c quadro e otteniamo la seguente espressione, c quadro fratto C quadro meno V quadro per delta T al quadrato. Riscrivo quanto abbiamo ottenuto, cioè l'uguaglianza fra il quadrato del tempo delta T' e questa espressione nella pagina successiva. E otteniamo delta T' quadro uguale, abbiamo detto, a C quadro fratto C quadro meno V quadro per delta T quadro. Qui dividiamo numeratore e denominatore per c al quadrato, ottenendo, abbiate un po' di pazienza, stiamo arrivando all'espressione che cerchiamo, dividendo il numeratore per c quadro, il numeratore diventa 1, dividendo il denominatore per c quadro otteniamo c quadro diviso c quadro fa 1 e qui abbiamo v quadro diviso c quadro. Se non è chiaro quello che abbiamo fatto, abbiamo diviso il numeratore e il denominatore per c al quadrato, così il numeratore è diventato 1. Al denominatore entrambi gli addendi di questa somma algebrica sono stati divisi per c quadro, quindi il primo diventa 1 e nel secondo c quadro compare a dividere. E chiaramente qui bisogna aggiungere delta t quadro. Estraiamo la radice quadrata e otteniamo la seguente espressione, delta t' uguale a 1 su radice di 1 meno b quadro su c quadro per delta t. Riscriviamo un attimo questa nella pagina successiva e la ritrasformiamo ancora. Abbiamo fratto radice di 1, il quadrato scriviamolo in una forma sola, v su c al quadrato. Abbiamo cioè il quadrato del rapporto per delta t. Introducendo il parametro beta dato dal rapporto di V su C, quindi beta non è altro che la velocità del moto relativo fra i due sistemi di riferimento divisa per la velocità della luce. In pratica è la velocità V in unità della velocità della luce. Ci aspettiamo che sia beta in valore assoluto minore di 1, anche perché se non è rispettata questa condizione, il radicando in questa espressione risulta minore di 0 e non è calcolabile la radice. Per cui otteniamo la seguente espressione, il tempo misurato nel sistema di riferimento in cui il fenomeno inizia e finisce in posti diversi è dato dal tempo proprio fratto la radice di 1 meno beta quadro. Questa è l'espressione che stavamo cercando, quella che permette di calcolare il tempo delta t' conoscendo la velocità del moto relativo e il tempo proprio. Possiamo fare un esempio per renderci conto di quali siano le conseguenze numeriche di questa situazione. Cioè, è difficile per noi accettare che la durata dello stesso fenomeno misurata da osservatori diversi possa essere diversa al di là delle differenze tecniche sugli orologi, che non hanno niente a che fare con questo. La differenza è proprio fisica, cioè il tempo scorre diversamente per i due osservatori. E allora, il tempo proprio, supponiamo che sia nel nostro caso il tempo di propagazione del segnale luminoso che abbiamo detto, e supponiamo che per come allestito l'apparato sperimentale, delta t, il tempo proprio, sia pari ad un secondo. Allora, vediamo quant'è il tempo delta t' con una velocità tipica di oggetti che possiamo osservare qui sulla Terra. Diciamo che nella nostra esperienza collettiva gli oggetti più veloci che ci vengono in mente possono essere, per esempio, gli aerei. Allora, un aereo militare, un aereo supersonico, può arrivare ad una velocità di oltre 2000 km
chilometri orari, che tradotto in metri su secondi diventa 2000 fratto 3,6 metri su secondi. Prendiamo la calcolatrice e ci viene in soccorso. Quindi significa una velocità di 556 metri su secondi, una velocità infatti superiore a quella del suono. Con una velocità del genere, qual è la differenza fra delta t' e delta t? Beh, visto che dobbiamo calcolare il tempo delta t' utilizzando la formula precedentemente utilizzata, vediamo quanto vale beta con questa velocità. Beta è il rapporto fra V e C, cioè i nostri 556 metri al secondo diviso la velocità della luce, che in prima approssimazione può essere scritta come 3,0 per 10 alla 8 metri su secondi. Ci accorgiamo subito che in questo caso beta risulta un numero molto piccolo. Riprendiamo la calcolatrice. Questo è 556 per 10 alla 2, quindi ci sono 6 ordini di grandezza di differenza. 5 0,56 diviso 3 è uguale a 1,85. Quindi qua abbiamo 1,85 col 10 alla 8 a dividere. Qui compare un 10 alla meno 6 senza unità di misura, visto che beta è un rapporto tra due velocità. Importante questo 10 alla meno 6, cioè stiamo dicendo che beta è dell'ordine di un milionesimo. Figuriamoci quindi quanto vale beta quadro. Beta quadro diventa dell'ordine di 10 alla meno 12. Per cui nel momento in cui dobbiamo calcolare delta t', qui abbiamo la radice di 1 meno un oggetto che è dell'ordine di 10 alla meno 12. 10 alla meno 12 è 0,00000000001. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Scusate, ho scritto uno 0 di troppo. Comunque, cambia poco. Praticamente dobbiamo sottrarre questo numero a 1. È chiaro che la differenza 1 meno beta quadro diventa dell'ordine di 1 a meno di una parte su 1000 miliardi. Per cui significa che la radice di 1 meno beta quadro viene 1 e a meno di una parte su 1000 miliardi delta t' è praticamente uguale a delta t. Si capisce quindi che il motivo per cui nella nostra esperienza quotidiana questa differenza nella durata dei fenomeni non viene osservata, semplicemente perché le velocità con cui noi abbiamo a che fare, anche le più grandi che ci possono venire in mente, sono comunque piccole rispetto alla velocità della luce. Per poter osservare questo fenomeno concretamente, occorre avere una velocità che sia confrontabile con quella della luce, in modo tale che il rapporto beta tra velocità v e la velocità della luce sia sensibilmente maggiore di 0 e dia luogo ad una correzione sensibile sul valore di delta t'. Esperimenti che hanno evidenziato questo tipo di comportamento sono stati effettuati in laboratorio con particelle subatomiche. Per esempio, si è riusciti a fare in modo, accelerando degli elettroni al CERN a Ginevra, accelerando degli elettroni, in modo da far sì che il rapporto di 1 fratto radice di 1 meno beta quadro fosse dell'ordine di 10 alla 5, cioè 100.000. Che velocità occorre per avere una simile correzione? Che, attenzione, significa che il tempo delta t' misurato nel sistema di riferimento in cui questi elettroni si muovono è 100.000 volte più grande del tempo misurato nel sistema di riferimento in cui gli elettroni sono fermi. Ora, per gli elettroni questo non comporta nessuna conseguenza particolare perché gli elettroni sono normalmente particelle abbastanza stabili, ma se lo stesso esperimento viene effettuato su particelle instabili, particelle cioè che dopo un certo tempo si trasformano, può cambiare qualcosa, si può effettivamente avere un'evidenza diretta della differenza di durata dei fenomeni. Di quale fenomeno stiamo parlando? Beh, esistono particelle instabili con le quali si sono fatti esperimenti del genere, sempre al CERN. Sono stati accelerati dei muoni, particelle indicate con la lettera mu,
Sono particelle con carica negativa che hanno una massa che è dell'ordine di 200 volte la massa dell'elettrone e hanno la stessa carica dell'elettrone. Queste particelle però non sono stabili, hanno una durata misurata in un sistema di riferimento in cui le particelle sono ferme, che è di circa 2,2 microsecondi, cioè 2,2 per 10 alla meno 6 secondi, quindi poco più di 2 milionesimi di secondo. Significa che se noi aspettiamo un tempo di questo genere, un tempo brevissimo, queste particelle smettono di esistere, si trasformano in qualcos'altro. Ora, se io ho osservato, accelerando queste particelle all'interno di un percorso circolare con un diametro di 10 metri, che le si può far fare questo percorso, a una particella del genere, per tempi anche molto più lunghi della vita media presunta. Cioè, si mettono in circolazione queste particelle all'interno di un anello in cui possono muoversi, attraverso l'uso di campi elettrici e magnetici si può fare in modo che la traiettoria sia circolare, e si è osservato che queste particelle durano, se opportunamente accelerate, ad una velocità prossima a quella della luce, possono durare per tempi molto più lunghi della loro vita media. Accelerando queste particelle, lo si è fatto concretamente a velocità tali che il fattore di correzione 1 su radice di 1 meno beta quadro sia dell'ordine di 30, si è visto che effettivamente la vita media di queste particelle è pari a 2,2 per 10 alla meno 6 secondi moltiplicato 30, quindi si è visto che queste particelle durano per un tempo molto maggiore. Quindi l'esistenza di questo fenomeno è reale, è stata osservata ed è una conferma del fatto che le conseguenze della teoria della relatività ristretta sono corrette, cioè l'aver ipotizzato che la velocità della luce è invariante per sistemi di riferimento ha come conseguenza questo fenomeno chiamato anche dilatazione dei tempi. Dilatazione dei tempi. Ovviamente vorremmo sapere che velocità occorre per arrivare a correggere il tempo di un fattore 30. Beh, questo si può ottenere risolvendo l'equazione 1 su radice di 1 meno beta quadro uguale 30, risolvendo rispetto a beta. Da qui otteniamo radice di 1 meno beta quadro deve essere uguale ad 1 su 30, quindi 1 meno beta quadro deve essere uguale a 1 su 30 al quadrato, cioè 1 su 330 al quadrato, cioè 1 su 900, e quindi 1 uguale ad 1 su 900 più beta quadro, e anche beta quadro uguale ad 1 meno 1 su 900. Quindi beta deve essere uguale alla radice di 1 meno un novecentesimo, cioè la radice di 900 al denominatore, al numeratore abbiamo 900 meno 1. 900 al denominatore può essere portato fuori dalla radice, abbiamo un trentesimo, mentre dentro la radice rimane 900 meno 1, cioè 899. Quindi beta deve essere uguale alla radice di 899 fratto 30. Questo è un numero che possiamo calcolare. 899 sotto radice diviso 900 ci dà 1,2 un attimo di pazienza, devo usare una calcolatrice esterna, 0,99944 e qualche altra cifra. Il che significa che fino alla terza cifra decimale, abbiamo dei 9, la correzione su beta rispetto al valore 1 che corrisponderebbe ad avere beta uguale 1 significa v uguale c, cioè viaggiare alla velocità della luce. Quindi beta in questo modo non viene proprio 1, però viene vicinissimo ad 1. Diciamo che la differenza rispetto a 1 sta sulla quarta cifra decimale. Quindi per avere un fattore 30 nella correzione del tempo occorre avvicinarsi alla velocità della luce per una parte su 10.000. E questa, diciamo, è una delle prime conseguenze dell'ipotesi che la velocità della luce sia la stessa per tutti gli osservatori.